Vorrei chiudere con un altro brevissimo pensiero. Giosuè si trova a Sichem. Cifra tonda, 1000 anni dopo un'altra persona attraversa quel territorio, è Gesù. L'attraversa e si trova a Sicar, lo stesso nome, stesso luogo, Sichem, Sicar, al pozzo della Samaritana. E di nuovo lì riesplicita il ruolo di Giosuè. Tra le altre cose, etimologicamente Giosuè e Gesù hanno la stessa identità nel dire è un Dio che salva, viene incontro, con una bella diversità, che Giosuè è a nome di Dio e lì c'è Gesù stesso, figlio di Dio. Ma di nuovo anche lui fa la proposta a questa donna, singolo e simbolo di un popolo, di essere a suo servizio a condizione di donarsi, dammi da bere, a condizione di aprirsi al mistero dell'amore di Cristo. E il Signore libera questa donna, che siamo noi, che è il popolo più o meno idolatra e pagano, che si sposa nel senso con idolatrie di turno, la libera perché la fa scoprire amata, non giudicata. Ecco allora la pienezza. E lì anticipa quello che sarà l'alleanza che di lì a poco farà. Questo corpo è per voi, fate questo in memoria di me. Amatevi come io vi ho amato. Questa è la realtà. E allora in questo luogo davvero di benedizione, sempre e comunque, perché celebriamo il mistero dell'Eucaristia, del servizio di Dio permanente a nostro favore, ma ancora di più perché questo noi lo vediamo vivace, reale, verosimile per ciascuno di noi nel dono di Pio, chiediamo davvero al Signore di essere anche noi capaci di dire il nostro sì contro ogni tentazione idolatra che è molto più vicina alla nostra quotidianità di quello che sembra.